sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Il nostro Massimo Gianni con la sua bici oggi si sposta, va nella nostra periferia, alle porte di Arezzo, in una frazione, siamo a Quarata esattamente, per vedere cosa, scopriamolo immediatamente insieme. Ciao a tutti da Massimo Gianni, in questa puntata siamo a Quarata, a due passi da Arezzo. Ci siamo già stati per altri problemi, in questa puntata invece ci occupiamo della strada del cimitero perché ci segnalano sia ridotta in condizioni pietose. Andiamo a verificare. Al cimitero, sì, che è in condizioni disastrate. Ci hanno promesso molte volte di risistemarla, hanno fatto 3 toppe e poi hanno cessato tutti i lavori di manutenzione. Poi, dietro la casa del Boschi, sempre in questa strada che va al cimitero, ogni volta piove, bisogna trovare una soluzione perché, non li dico l'acqua, appena ci passa il carro funebre, sicché lei pensi, le persone che accompagnano la gente al cimitero ci vogliono gli stivali per tutti. Poi, seconda cosa, io lo propongo anche, quella famosa casa che sta cadendo va risistemata perché c'è dei disagi grossissimi sia per l'ambulanza, l'altra mattina per i vigili del fuoco che ha preso fuoco un camino e hanno dovuto trovare un'emergenza veloce perché sennò prendeva fuoco anche la casa. Della casa pericolante qui a Quarata ci siamo occupati circa un anno fa e la situazione è la stessa identica della trasmissione di Sportello Reclami del 2013. Poi io ripropongo anche la sistemazione di Piazza San Rocco, che è la piazza principale del paese, e quella piazza va mantenuta per dare un po' di decoro al paese perché è la parte vecchia, la parte più bella, le nostre mura sono mantenute un pochino alla meglio, le volevamo illuminare tutto e ci hanno tagliato le mani perché non si può fare niente, sia per le belle arti, sia per, non so, per altri enti o che. E poi principalmente penso che sia necessaria, almeno nel centro del paese, una fontanella, specialmente per le persone che passano di qui e hanno bisogno di bere un bicchiere d'acqua, perché non è detto che uno deve andare nel bar obbligatoriamente, insomma, queste libertà qui ce le devono dare. Beh, possiamo dire che anche questo è un paese un po' troppo dimenticato da chi ci amministra. È molto dimenticato, poi col fatto che passano tutti nella strada di sopra che va a Castiglion Fibocchi, le persone forse non si rendono conto veramente che ci hanno messo in un dimenticatoio, proprio abbandonati. C'è quelle mura piene di erba, perché poi se uno si permette di andare anche a strapparla, perché si era proposto anche a diversi paesani di andare a togliere la domenica in un'oretta, non si può perché non riguarda il paesano di per sé, ma ci vuole proprio l'ente addetta a questo. Ci vogliono tipo autorizzazioni perché se succede qualcosa poi ci mettono nelle beghe a noi stessi. Eh beh, non è una cosa semplice, ci vuole l'autorizzazione del funzionario capo, poi il bollo del suo preziosissimo assistente. Una cosa è certa, se in questa frazione, in questo paese di Quarata, fosse vissuto un assessore, probabilmente tutti questi problemi non ci sarebbero stati. Come succede in tutte le cose in Italia, scusate, ma è veramente così. Se abitava qualcuno che contava a Quarata, Quarata era il più bel paese del mondo, non d'Italia, del mondo. Glielo dico proprio dal cuore. A questo punto lanciamo il solito accorato appello. Io lancio un appello che vengono a Quarata a vedere in che condizioni è il paese e che devono risolvere questi problemi, perché sono problemi urgentissimi. Il paese sta morendo e ha bisogno di tutte queste ristrutturazioni, di queste cose che sono obbligati a fare, penso, per un cittadino. Io non so più che dirgli. Finisce qui la prima parte di Sportello Reclami, restate con noi, a tra poco ritorneremo a Quarata, non andate via.
strade dissestate, situazioni ancora di parziale degrado, problemi anche nella zona di Quarata. Vediamo in questa seconda parte di Sportello Reclami di oggi di che si tratta. Eccoci alla seconda parte, ci stiamo occupando in questa puntata di Sportello Reclami di Quarata. Sono venute fuori alcune magagne, siamo partiti dalla strada dissestata che porta al cimitero, era la segnalazione principale, e poi sono venute fuori altre problematiche. Non ultima, l'ubicazione, secondo alcuni, sbagliata dei cassonetti dei rifiuti. Sentiamo la testimonianza di questa signora. È un centro abitato, sono 5 e danno il cattivo odore. Se sapesse quando è d'estate che bolle tutto, mi dica lei che lavoro è. Perché quella strada, quel pezzo di strada che hanno tolto, non era per i cassonetti, ma era per allargare la strada. Ha capito? E poi quelle macchine che sono lungo in questa strada, o una macchina, un autobus, e non si ferma, gli tocca fermarsi e aspettare che si scambino. Ma mi dica lei se questa è una cosa normale in questa strada. Beh, questa signora, per chi non lo avesse capito, ha i cassonetti proprio sotto casa. È quella sì. Lei, veda un po' lei come si può fare, io. Se si può fare qualcosa, se spostano i cassonetti, perché quel pezzo lì non era per i cassonetti. Girando per Quarata abbiamo trovato una persona che ha la sua personalissima teoria. Recuperate le case vecchie, perché Quarata c'è un patrimonio, come il Ponte Buriano, come tutti i paesi vecchi. È un patrimonio nostro, si è abbandonato, tutti case nuove, e poi se piglia il giornale sono tutte in vendita all'asta. Perché, capito, bisogna guardare di recuperare il vecchio. Lo Stato deve trovare il sistema di dare qualche finanziamento. Stimolare chi ci abita nel centro storico, perché il castello di Quarata è una storia. Ponte Buriano è una storia. Dopo si abbandonano tutti i paesi, allora facciamoli cadere tutti. Io non sono d'accordo, perché io sono per il restauro. Se mi danno parecchio una mano, sarebbe per restaurare. Però i politici non lo so. Ma che cosa mi... Bene, siamo stati a Quarata, abbiamo visto diverse magagne, la strada dissestata che porta al cimitero, poi altre problematiche, non ultima quella della casa pericolante. Ma è una cosa è certa, è più probabile che venga giù da sé, che crolli questa casa, che venga ristrutturata da qualcuno. Allora, è tutto, diamo la linea a Roberto Francini. E come di consueto ci lasciamo qua, naturalmente ricordandovi le nostre coordinate: sportelloreclami@teletruria.it, la pagina Facebook che anche oggi si arricchisce di un'altra puntata, che trovate anche su YouTube naturalmente. Mandateci i vostri commenti, le vostre segnalazioni. Noi stiamo monitorando anche il numero degli accessi ai nostri servizi e siamo davvero molto molto lieti di tutte le varie osservazioni che ci fate, tutto quello che arriva poi alla nostra mail. Grazie ancora della vostra collaborazione. A domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.